Abbiamo un piano. Cattureremo una carovana di mercanti sul fiume e useremo il loro rimorchiatore per raggiungere il ponte. Ma visto che la carovana non è ancora arrivata, il colonnello mi ha dato il via libera per recuperare il vagone passeggeri di cui ci ha parlato Katia. Per farlo, dovrò prima andare al terminal e prendere la motrice di Crest. Sarà l'occasione per esplorare i dintorni. Adesso vorrei solo uscire vivo da qui. Adesso vorrei solo uscire vivo da qui.
posso più di questa merda. E tutti i buchi che potevamo scegliere proprio il peggiore. Sarei dovuto rimanere nella scuola. Ragazzi, il bastardo! Cazzo! Cazzo! Non posso più di questa merda. Anzi, se solo avessi capito. Non ce la faccio più, stai qui a girare con gli amici. Sembriamo una banda di pivelli. Che presa per il culo. Una banda di pivelli. Che presa. Posto di merda è questo. Mostri, dai. Solo avessi qualcosa da dire. Te sarebbe il massimo. Cosa ci facciamo? Che posto di merda. Thank you.
vinto tu, amico. Cazzo, ho avuto una bella sfiga.
Grazie.
Ehi là, ciao fratello di sangue. Non mi avevi visto, eh? Neanche gli altri mi vedono, ormai faccio parte del paesaggio. So che devi andare al terminal per la motrice. Ti spiego un paio di cose. Si può accedere al terminal solo via acqua. Per fortuna c'è un pontile con una barca lì vicino. L'hanno lasciata i fanatici. Dentro ci sono dei mutanti metà umani e metà animali, o almeno così sembra. Vedi quel distributore? È un nascondiglio dei banditi. Tendono imboscate ai fanatici. Quei tizi sembrano attratti dal terminal come le mosche dallo sterco. Da quando sono di guardia, i banditi ne hanno presi tre. Guarda quell'edificio laggiù. I banditi ci tengono i prigionieri per chiedere un riscatto. Ma di sicuro ci vanno giù pesante con quei poveracci. Ho chiesto tre volte al colonnello il permesso di entrare, ma non vuole. Capisco il perché, ma abbiamo sempre difeso la gente comune da farabutti come questi. Faccio fatica a starmene con le mani in mano. Ma d'altronde, sul ponte non può entrare o uscire nessuno, e i loro uomini armati non si fanno mai vedere. Aspettano che siamo noi ad attaccare, quindi non vale la pena preoccuparsi di loro adesso. Scegli tu quando preferisci muoverti, ma è più facile evitare i banditi quando è buio. Bene, io torno alla mia postazione.
vi prego! Ci già contente che non era di nuovo. Si sono bevuti il cervello. Sembrerebbe proprio così. Laggiù è pieno di cadaveri. Secondo te, cosa racconta il loro capo alla sua gente? Cosa? Se sono morti perché la loro fede non era abbastanza forte, erano dei peccatori.
Cazzo, muoio dal ridere. Già, hanno sempre fatto ridere anche me. Che pagliacci. Beh, dovrebbero ringraziarci quando gli spariamo. È vero, se la passano meglio da morto. È caduto qualcosa? Come sempre, cazzo. Sono ratti o robaccia sì. Beh, per me va bene. Cosa diavolo non mi piaceva questo? Non mi sembra così male. Ma quella non sa di cosa sta parlando.
cazzo era quel rumore? Siamo colpiti! Anche se sei un eretico, pregheremo per la salvezza della tua anima finché vivremo. Che Dio ti benedica! Pregare va bene, ma vorrei ringraziarti con qualcosa di più tangibile. Ascolta bene, c'è una stanza nel terminal. Lì portiamo tutte le cose corrotte dal male in modo che Ameyurs possa purificarle. Ecco, prendi la chiave. Tanto sei comunque un peccatore, magari trovi qualcosa di utile. Simon, non si può. Silantius ti scomunicherà per questo. No, se non gli dici niente. O preferisci morire qui, per la lama di un pagano? No, certo che no. Non dirò niente. Lasciamolo riposare un po'. Poi torneremo al ponte con l'aiuto del Signore. Sia fatta la sua volontà. Cascino da qualche parte e ti diano il tempo di scappare.